Buon pomeriggio da Mimosi Time. Stamattina Ketty è stata su Sound Italia Radio con Mimosi Spesate, ma oggi pomeriggio è qui per riflettere assieme su un tema che per noi di Mimosi Time è molto importante. Stiamo parlando di un fenomeno molto, molto triste per la nostra umanità. E stiamo parlando del femminicidio. Buon pomeriggio, Ketty. Ciao, grazie Ruggero. Sì, hai ragione. Guarda, non si finisce mai purtroppo di parlarne, perché sono fatti che stanno vedendo una veramente grave escalation in questo momento, e ogni volta diciamo che c'è quasi una crudeltà più grande. Io non mi abituerò mai, cioè ci sono quelle persone che purtroppo si abituano e ne raccontano come se fossero dei fatti di cronaca, ma non lo sono, e ci sono quelle persone che addirittura accusano le ragazze, le donne, e addirittura dicendo appunto che se la cercano, e siamo veramente ad un livello bassissimo di conoscenza di quello che sta accadendo in questo paese, perché alla fine poi è vero che succede in tutto il mondo, però adesso noi stiamo parlando di quello che sta accadendo qua, e al di là di chi fa la violenza si parla poco di chi la subisce. Possono essere operai, carabinieri, poliziotti, falegnami che violentano le donne, a me non interessa. Il problema è che le vittime sono le donne, e che si porteranno su di esse, dentro di esse, sempre la violenza subita. Quindi, al di là di tutto quello che si sta dicendo, gente che scrive, televisioni, ogni giorno commenti, però io vedo veramente un disinteresse allucinante rispetto alle donne che subiscono. La cosa più grave che ho visto in questi giorni è stata dopo l'uccisione, dopo comunque il femminicidio di Noemi, la ragazzina di 16 anni trovata uccisa. Per le cose, esatto, che hanno detto i genitori di lui. Le cose che hanno detto, esattamente, le cose che hanno detto i genitori di lui. Cioè, se i genitori di questo ragazzo sono così, è evidente che questo ragazzo non poteva che, non dico che l'avrebbe fatto comunque un gesto nella sua vita di questo tipo, però il fatto che venga difeso a spada tratta dai genitori, e addirittura viene colpevolizzata una ragazza che è morta, lapidata, perché comunque gli hanno lanciato padre e figlio le pietre per ammazzarla, devo dire che veramente non esiste più umanità. E la cosa più grave appunto è che questo viene detto addirittura davanti a milioni di persone, telespettatori eccetera, e i commenti che si sentono in molti casi sono a difesa di queste persone che difendono i violentatori e i massacratori di ragazze e di donne. Quindi veramente ogni volta sembra quasi che diciamo sempre le stesse cose, no Ruggero? Cioè, però secondo me bisogna dirlo sempre, cioè bisogna sempre ribadire il fatto che prima di tutto bisogna stare con le vittime, cioè bisogna parlare delle persone che non ci sono più, cari miei, cioè non si può pensare di parlare di quelli che cercano di difendersi in tutti i modi, cioè chissà perché le donne se la cercano o comunque sono consenzienti. Ma scusate, ma quando uno viene rapinato è consenziente? Cioè io non lo so, mi sembra veramente di parlare di cose assurde. Quindi è sorta in una mia chiacchierata che ho fatto con dei miei amici, è perché si parla spesso di violenza che l'uomo commette sulla donna e non il contrario. Ma sì, ma il contrario succede meno, è il problema. Cioè questa gente che ti risponde così è perché non sa assolutamente di cosa parla, perché la violenza sulle donne è molto più grande rispetto a quella che le donne fanno agli uomini, cioè parliamoci chiaro, può succedere, certo, sì,
ci può stare che qualche donna faccia delle litigate dove no. ci scappa la sberla, ma non esiste che il femminicidio sia un fenomeno uguale a quello che può succedere in una litigata tra donna e uomo, dove ha la meglio la donna. Cioè, parliamo chiaro, cioè, questa gente che ti dice così è perché effettivamente non sa di cosa parla, perché è completamente un fenomeno diverso. Cioè, ci può stare che, ne so, la violenza psicologica, non so, succede magari in qualche coppia che si divide e che vengono contesi i figli, quindi magari sono le donne che, tra virgolette, possono approfittare di questa situazione per avere magari qualche soldo in più rispetto al mantenimento per sé, ma non è una cosa assolutamente da comparare a quello che è il femminicidio. Cioè, la violenza sulle donne è diversa da quella che fanno le donne sugli uomini, parliamoci chiaro. Prima di tutto perché ce n'è molta meno e perché veramente a questo punto vuol dire che queste persone mettono in contrapposizione questo fenomeno, che non è uguale. Cioè, è come dire appunto che le ragazze se la cercano perché vanno con la minigonna. Allora, tutti quelli che vanno con la minigonna, o che ballano, o che si ubriacano, o che magari bevono, possono essere violentati senza problemi? Allora, parliamo chiaro su questo. Cioè, questa società sta tornando indietro o comunque non è mai andata avanti a questo punto, mi viene da dire. E diciamo anche che noi stiamo accogliendo gente che viene dal Medioevo, ma cioè, non è che noi siamo proprio avanti, culturalmente parlando. Poi ovvio che ci sono delle eccezioni che fanno la distinzione fra noi e loro, tipo la donna sposa di Firenze, che c'è stato un uomo che ha pagato uno per far sì che sua figlia si sposasse dopo che l'ha segregata per diversi anni. Cioè, sì, ma purtroppo queste cose succedono nel mondo, succedono come le spose bambine, che purtroppo le regalano, cioè le famiglie regalano a dei vecchi brutti, orribili, o comunque anche, non dico brutti, ma comunque anche quarantenni, delle bambine di 8 anni, cioè altro che medioevo. È perché qui non si vuole capire che le persone sono uguali, donne e uomini. Questa cosa non entrerà mai nel cervello di alcuni. Quando si parla di io, guarda, l'ho visto anche nei commenti nostri, cioè l'ho visto anche nei commenti di donne italiane, che non mi sarei mai aspettata di vedere dei commenti, ad esempio, rispetto a quello che è successo con i carabinieri. Cioè, perché dire subito che non è vero e dire che le ragazze mentono? Ma perché? Perché sono carabinieri. Se erano operai, invece, allora sì, era vero. Cioè, prima di dire che non è vero, vediamo cosa è successo. Sentiamo quello che hanno da dire i giudici. Una cosa: onore a carabinieri o a... Ma ci mancherebbe, ma onore alle forze dell'ordine ora e sempre. Cioè, non è questo il problema. Il problema è che questi due in quel momento erano due uomini, non erano due carabinieri. Erano due uomini che hanno abusato di due donne, di due ragazze. Quindi non me ne frega niente cosa avevano addosso, se la divisa del carabiniero o se la divisa dell'imbianchino. Cioè, non mi interessa questo. Il problema è che quando si parla di certe cose, chissà perché passa in secondo piano la vittima e si parla solo dei maschi, cioè degli uomini, che per dare loro delle giustificazioni. E questa è la cosa sbagliata, perché non si deve giustificare un atto violento, non si può giustificare. Ma noi lo continueremo a dire sempre, cioè io lo so che possiamo essere veramente ripetitivi, ma noi lo diremo sempre questo, e quindi cerchiamo veramente di ribadire i nostri concetti e di dire che le ragazze non vogliono essere violentate. Cioè, non si è consenzienti quando non si vuole fare sesso, non c'è niente da fare. Se il maschio decide di farlo e lo fa con la forza, vuol dire che dall'altra parte non c'è il volere di farlo, che può essere appunto chiunque. I marocchini, o comunque quelli che erano, insomma, extracomunitari, che hanno usato violenza a quella coppia di polacchi, Arrivo. Allora, lì ha parlato a difesa della donna un certo politico. Quando è successo a Firenze, o quello che è successo adesso a Loimi, silenzio,
Silenzio. Ma Allora, infatti, è quello che sto dicendo. se mi viene a dire io sono contro la violenza, al di là se è nero, giallo, bianco, lo devi dimostrare, no, non lo devi dirlo solo a parole, perché ma a me infatti... delle sue parole mi pulisco di dietro, scusami se sono un attimino volgare, però quando ma ci vuole è quello che sto dicendo io, perché la violenza è uguale dappertutto, cioè esiste per qualsiasi tipo di situazione, di nazionalità, di lavoro, e se noi stiamo bene a guardare, anche questa cosa veramente allucinante che si dice se la sono cercata, perché la donna di 80 anni violentata vicino a casa mia, cos'è? Se l'è cercata, poveretta? Cioè, vuol dire che può succedere a chiunque, come succede purtroppo anche alle bambine di 3 anni, e come succede purtroppo anche ai bambini, perché anche ai bambini maschi succede purtroppo la stessa cosa. Quindi è proprio questo il concetto, che noi dobbiamo pensare che non si può più dire che esistono giustificazioni, non si può più dire che è stato un raptus, che perché lui era disoccupato, perché era ubriaco, no, è perché in quel momento questi uomini hanno deciso di ammazzare, con le mani, con i coltelli, con le pistole, con qualsiasi cosa, con le pietre addirittura, delle persone che non ci sono più, e si va avanti ancora con le polemiche assurde. Tra l'altro poi appunto a parte i genitori del ragazzo, insomma quello lì, che manco genitori non voglio neanche pensarci. Genitori sono i miei, mamma sei tu. Appunto, non, cioè, no, non voglio neanche pensare al tipo di genitore o di genitrice in quel modo. E proviamo a pensare anche al papà di uno di quelli appunto che ha usato violenza contro 2 ragazzi polacchi, la ragazza e il ragazzo, che ha detto sì vabbè si fanno 4 anni in galera, poi comunque uscirà e si farà una famiglia, ma tu non ti meriti neanche di stare sulla faccia della terra, come ti permetti di dire che tuo figlio si fa una famiglia, perché dimentica tutto logicamente lui, no? È stata una bravata, una ragazzata, si dice sempre noi così. Noi la giustizia cose. Italiana non diciamo di no. Vabbè, ma a quanto pare questo qui è nel fatto di noi, perché se già dice che il figlio dopo 4 anni è già fuori dalla galera dopo aver fatto una roba del genere, vuol dire che è tranquillo, a parte che anche lui è agli arresti domiciliari e il nostro Stato lo sta mantenendo perché nella sua casa, che tra l'altro è pagata dal comune dove abita, in provincia di Pesaro, e questi qui vivono in quella casa, lui è agli arresti domiciliari e il comune li paga tutte le spese, affitto, luce, gas, e cosa vogliono di più? Cioè sei in questo paese, sei accolto, sei servito e riverito e fai violenza e in più dici anche che tranquillamente tra 4 anni il figlio si farà una famiglia, quindi vuol dire che accettano assolutamente le proprie regole, ma quelle del loro paese, del paese dove stanno non le accettano mai. Quindi parliamo anche di queste cose, perché tu hai detto prima che ci sono quelli che portano il Medioevo, è vero, perché io non accetterò mai che le donne si mettano in faccia al velo, ad esempio. Faccio parte di quelle donne che non vogliono questo tipo di situazione, perché se cominci con il velo poi si passa al burka con i quadrettini, che non vedi neanche il naso o comunque gli occhi. E io questo lo dirò sempre, sono assolutamente contro il velo sulla faccia delle donne, perché è un'imposizione maschile. E questa è una cosa che dirò sempre e ci credo, quindi non mi interessa se mi vengono a dire che cultura, tradizione. No, io questa cultura, tradizione non la voglio avere nel mio paese, in Italia, perché le donne in questo paese hanno lottato per non avere il velo sulla faccia. E dobbiamo dirlo assolutamente, io lo dirò per sempre. E dobbiamo incazzarci, perché mi sa che in questo paese non ci si incazza più. Quello è il problema, si incazza quando c'è la notizia, poi il giorno dopo vanno a parlare di notizie di gossip o di... Ma sì, ma poi si continua a parlare di questi immigrati che vengono, ma parliamo di cose vere, cioè gli immigrati sì, ok, stanno venendo, il problema è che non vogliamo gli immigrati che ci portano la sottocultura, cioè io voglio gli immigrati che, noi quando ce ne andiamo dal nostro paese, cioè ce ne andiamo comunque per studiare in altre parti del mondo, non penso che tutti quelli che se ne vanno portano una sottocultura negli altri paesi, no? Noi stiamo ricevendo invece purtroppo in alcuni casi delle persone che non hanno la nostra cultura e non hanno neanche e non accettano le regole di questo paese. Io è questo che voglio dire. Bisogna accettare le regole di dove si va. Se mi tocca andare in un paese arabo e mi dicono di mettere il velo, lo devo mettere perché comunque là c'è questa regola, ma in Italia questa cosa non c'è e quindi io non accetto che qua venga imposta sulle donne che vivono qua, ad esempio. Perché poi succedono anche altre cose, non soltanto il velo, naturalmente. Comunque, guarda, credo che dobbiamo arrabbiarci, raccontare le cose
e non farlo sempre in modo appunto come raccontare fatti di cronaca. Quindi noi lo faremo sempre, diamo quindi appuntamento ai nostri ascoltatori, insomma, per le prossime puntate, perché sappiamo che noi comunque andremo avanti sempre in difesa dei diritti delle donne.